Ecco, la Chiesa di Messina ha fatto da apripista un po' queste azioni di umanitarie, ecco, di attenzione ai bisognosi. E quindi mi unisco ai ringraziamenti di Don Giuseppe Brancato, estendendoli oltre che a tutti gli operatori pastorali, direttori di ufficio, al direttore dell'ufficio Migrantes, che oggi non è qui con noi, ma che collabora, coopera in maniera sinergica, costante con la Caritas diocesana. Ed è il momento del nostro relatore principale, che rinviterei a salire sul palco, che è Monsignor Giovanni Tercole, vescovo di Ascoli Piceno dal 12 aprile 2014. E lo introduco dando qualche breve notizia sul suo lungo percorso. Monsignor Giovanni Tercole è un religioso dell'opera di Don Orione, che dal 1976 al 1984 ha affrontato l'esperienza di missionario in Costa d'Avorio, dove è stato parroco, vicario episcopale e docente di teologia morale. Nel settembre del 1987 viene chiamata ad assumere il compito di vice direttore della sala stampa della Santa Sede, e dal 1990 lavora in segreteria di Stato, affiancando prima Papa Giovanni Paolo II e successivamente Papa Benedetto. Il 14 novembre del 2009 viene nominato vescovo ausiliare e si trova a sostenere la prima difficile situazione presso la città dell'Aquila, per poi essere nominato appunto ad oggi, dal 12 aprile 2014, vescovo di Ascoli Piceno. È anche giornalista, ha iniziato la sua attività collaborando come redattore del SIR, l'agenzia di stampa della CEI, e poi successivamente con l'Avvenire, che si è dedicato ovviamente a vari programmi televisivi. Ha all'attivo varie pubblicazioni, e tra queste mi piace citare una pubblicazione, Nulla andrà perduto, che lei ha scritto a pochi mesi proprio dal terremoto in Abruzzo, in cui afferma che non deve mai venir meno la speranza, perché di tutto ciò che avviene, sia in positivo che in negativo, nulla va perso e tutto rientra in un piano straordinario di Dio. A lei la parola, Eccellenza. Grazie. Grazie infinite. Voglio ringraziare innanzitutto il mio fratello, il vostro arcivescovo, per le sue parole, per la fraternità e anche per il dono. Unisco Don Giuseppe, tutta la Caritas, a tutti voi. Io innanzitutto vi porto il grazie della mia diocesi, della nostra comunità che, come è stato ricordato, ha sofferto una prova terribile. Io sembro ormai il vescovo dei terremotati, qualcuno dice dei terremoti, spero di essere... Ma è stata un'esperienza molto forte e venendo a Messina non posso non pensare ad Don Orione e partirei proprio da lui per la relazione, breve relazione che vorrei scambiare con voi. Perché Don Orione, quando il 28 di dicembre del 1908, anzi il 29, lesse sul giornale che qui c'era stato un terremoto, lui nella sua idea non voleva arrivare a Messina, ma gli venne subito in mente i miei orfani. Don Orione pensava ai suoi orfani, che sono a Noto, come staranno? E si mise in viaggio, ma per strada, attraverso vie ovviamente che la provvidenza sempre conduce, lo fa fermare a Reggio Calabria e alla fine di gennaio arriva a Messina. A Messina, come voi sapete, ci tornerà a giugno di quello stesso anno per diventare vicario generale e qui passerà il suo calvario. Accanto ai terremotati, osteggiato in tanti modi, calunniato, osteggiato, lo sottolineo questo perché l'esperienza di Don Orione nel terremoto di Messina ha formato in un modo indelebile e in un certo senso lo ha portato a quella che sarà la sua missione, in quanto che qui lui non poté realizzare nulla. Poté semplicemente fare qualcosa attraverso un patronato che non dipendeva dalla Chiesa. E Don Orione qui, tra le lacrime, quando ripartì nel 2012, nel 1912, diventò l'uomo, il sacerdote dei terremotati nel cuore, comprese. E da lì parte lo spirito di Don Orione che la carità non sono le opere di carità, è qualcosa di più profondo. Che qualche volta si possono anche non realizzare le opere perché circostanze
concrete te lo impediscono, ma bisogna arrivare al cuore. E allora partirei proprio da qui, per tornare alla mia esperienza ascolana, aquilana prima ed ascolana dopo, e ritorno a quel primo momento quando qualcuno mi domanda: ma scusi, ma come ha fatto lei ad essere lì alle 4:15 del mattino, mezz'ora dopo il terremoto? Semplicissimo, ho capito, ho intuito che ci poteva essere qualcosa e sono andato sul posto, sono arrivato il primo, e con Don Alessio, che è arrivato dopo, che ho chiamato subito, ho accompagnato nei giorni questa gente. Per me è stata una grande lezione di vita. Io ho sperimentato, ho visto la morte. Amo dire che ho sentito la puzza del terremoto in attività, perché mentre ero lì ci sono state altre scosse, ho visto cadere le case, ho sentito la polvere, ho visto la gente sanguinante, ho sentito gridare la gente, ho sentito la gente che da sotto le macerie gridava aiuto e poi andava sempre più spegnendosi fino a morire. Questa è stata l'esperienza che non può non lasciare, non può cambiare la vita di un vescovo. E da quel giorno la mia vita è cambiata. Ed è cambiata, cercherò di dirvi qualche riflessione, è cambiata perché mi sono reso conto che Dio, attraverso le sue strade, ci conduce dove vuole Lui e non dove noi vogliamo andare. E quando ci si mette al suo servizio, tu sai dove ti porta e ti devi lasciar portare. L'esperienza della carità, che all'inizio abbiamo sentito, questa bella esperienza di integrazione teatrale, tra l'altro mi ha dato un'idea che vorrò anche sviluppare, mi ha fatto comprendere come nella nostra società italiana ci sia tanta buona volontà, tanta voglia di accogliere e di integrare, che spesso però si accompagna ad una certa, tantissima buona volontà, poca esperienza e qualche volta anche delle difficoltà che frenano, anche dei sentimenti profondi che qualche volta si fa fatica a saper interpretare. Voglio dire che noi stiamo vivendo, come è già stato detto, e ringrazio anche l'intervento di Don Giuseppe, noi stiamo vivendo un periodo, l'ha detto prima il nostro arcivescovo, il vostro arcivescovo, stiamo vivendo un momento di grandissimi cambiamenti. Il domani non sarà più come ieri, il futuro sarà molto diverso e sicuramente quello che sta avvenendo anche con questo arrivo massiccio degli immigrati cambierà la faccia dell'Europa. E io immagino fra 20-30 anni cosa sarà, e per quella prospettiva cerco proprio di sviluppare con voi qualche piccola riflessione. Intanto ho molto apprezzato questa integrazione, che ha accolto in casa qualcosa. Quando il Papa ha lanciato l'appello, io l'ho rilanciato, non ho avuto una grande risposta né dalle parrocchie né dalle famiglie, e questo è il primo dato che dobbiamo mettere. Io l'ho fatto. Io in casa, in episcopio, ho accolto. Io ho due ragazzi, uno dalla Nigeria, un ragazzo dal Mali, uno dalla Somalia, ho un ragazzo dal Bangladesh, ho un ragazzo dalla Siria, ho un ragazzo dalla Romania, e questi vivono con me. Ed è un'esperienza straordinaria. Li vedo crescere. Li vedo ogni giorno, loro mi aspettano la sera, perché come un padre pure io sto in giro, li vedo la sera a cena, ma è bello perché ognuno di loro mi racconta quello che ha fatto nel giorno, chi è andato a lavorare, chi ha fatto, e così cresciamo insieme. E ogni tanto invito le persone, chi si trova a mangiare, per cui a mangiare siamo sempre l'episcopio terremotato. Io sono un terremotato, teoricamente non ci dovrei stare nell'episcopio, ma ci sto per dare un segno di speranza alla mia gente. E qui viene lì, si accoda, per cui a mangiare siamo sempre minimo 8, arriviamo a 12, 13, 14. Chiunque viene, Alessio ogni tanto ci capita, sa che per venire a mangiare da noi non c'è bisogno di tanto. E per me è una grande lezione. Si fa fatica però, si fa fatica. È più facile dare qualche cosa che accogliere. E io capisco, perché
ci sono delle difficoltà di carattere culturale, ci sono anche delle difficoltà oggettive, perché non tutti gli emigranti che arrivano sono buoni santini, non è così. Ci sono delle realtà, per cui è importante anche saper guardare la realtà, non giudicare chi fa fatica, ma capire dove dobbiamo andare, verso dove dobbiamo andare, perché è il problema di oggi ed è anche la grande sfida del momento. Ma torno al tema che noi abbiamo qui oggi, questo bellissimo articolo 8 della Lumen Gentium, che mette in luce un dato fondamentale che non dobbiamo mai scordare. E perché lo possa mettere meglio in luce, io faccio un'osservazione sulla quale invito tutti voi a riflettere, noi vescovi ci riflettiamo spesso. Oggi, nella società italiana, la Chiesa è presente in un modo massiccio in campo sociale. Forse è l'unica agenzia sociale che è capace di rispondere alle problematiche, alle situazioni di emergenza. Nel gennaio scorso, oltre il terremoto, abbiamo avuto l'emergenza neve, 2,5 metri di neve, 3 metri di neve, frazioni isolate. I comuni erano in un tilt totale. Noi abbiamo dovuto fare arrivare camion con viveri, abbiamo chiesto coperte, abbiamo chiesto generatori di elettricità, abbiamo chiesto un po' tutto, i comuni erano spaesati, turbine per togliere la neve. La Chiesa ha potuto fare tutto questo perché ha una grande capacità di incidere nel sociale, ma non incide, anzi incide sempre poco sul piano politico e culturale. Perché? È qui il problema sul quale è importante riflettere. Perché la Chiesa viene chiamata come soccorso e poi sul piano culturale non riesce ad incidere, quando noi abbiamo una comunità cristiana che sempre di più si dice cristiana senza nemmeno più a seguire quella che è la vita cristiana. Noi sappiamo e parliamo sempre più di una società secolarizzata, ma non sono i battezzati? Non sono coloro che poi magari, se tu li chiami, vengono ad aiutarti a spalare la neve, vengono ma... E qui è la grande responsabilità che io credo ha un vescovo, a un parroco e a coloro che fanno Caritas, che non deve mai diventare un servizio della diocesi, ma deve diventare, come è nel suo spirito, animazione, e animazione spirituale. Innanzitutto spirituale. L'articolo che noi abbiamo ascoltato poc'anzi lo dice in un molto chiaro: come Gesù Cristo la Chiesa si pone al servizio dei poveri, dei sofferenti, riconosce in loro il volto di Cristo e poi cerca Cristo. Credo che il segreto che noi dobbiamo oggi sempre rimarcare con forza è che il nostro non è un servizio sociale, il nostro è un atto di amore, è un atto, anzi, un atto di carità, che è diverso dall'atto di amore, perché la filantropia potrebbe essere benissimo un atto di amore, ma la carità è un atto di amore di Dio, e cioè è l'amore di Dio che può incidere effettivamente nella società. Quando ero missionario in Africa, mi capitava spesso di sentire, di vedere, di ascoltare riflessioni di questo tipo che mi sono entrate dentro come un tarlo e che mi porto sempre. Gente che veniva in missione a prendere la roba, a ricevere le medicine e poi diceva: alla missione veniamo a prendere le medicine, però per pregare andiamo alla moschea. Avevano cioè ben distinto i due campi, noi agenti sociali, ma non per la religione. Ora, il bisogno più grande, che oggi è la povertà più grande che esiste nel nostro mondo, è la povertà spirituale. È questa povertà umana che fondamentalmente ha bisogno di uno spirito che la rinnovi, che la faccia vivere, e che però passa attraverso la carità, cioè l'amore di Dio. Ecco perché io penso che in questo momento
La riflessione più importante che va fatta è che noi quando agiamo non facciamo un'opera di servizio, ma svolgiamo piuttosto un grande atto di carità. E mi piace spesso parlare di carità piuttosto che di amore, perché la carità è l'amore di Dio diffuso gratuitamente nel tuo cuore e che si comunica agli altri solo se tu comunichi Dio. Questa è una verità fondamentale. Allora, perché non voglio essere molto lungo, rispondo a due altre osservazioni che questo stesso articolo molto esattamente mette in luce. E dice che come Gesù nella sua esistenza ha affrontato afflizioni e persecuzioni, così anche la Chiesa affronta persecuzioni e afflizioni. Ma perché il Concilio Vaticano parla di afflizioni e di persecuzioni e poi aggiunge ad un certo punto sia dal di dentro che dal di fuori? Perché amare, nel senso coniugato alla maniera di Dio, porta sempre il mistero della croce. È importante questo. Amare significa sempre pagare di persona, non è dare qualcosa, ma dare te stesso. Lo ha detto prima l'arcivescovo, l'ha accennato, questo dare completamente se stessi, ma non si può dare completamente se stessi, e qui torno al mio fondatore Don Orione, che probabilmente proprio dopo l'esperienza di Messina, che per lui è stato il Calvario, che però lo ha purificato, perché la sofferenza, l'ho sperimentata nella mia vita, ti scarnifica ma ti purifica, lo ha fatto capire che era soprattutto amare gli altri, era soprattutto dare loro la possibilità di incontrare Cristo. Ecco perché Don Orione ha fatto poi della sua vita questo motto e ha dato vita a una congregazione che non facesse delle opere di carità. Se voi andate a leggere le costituzioni di Don Orione iniziali, non c'erano. Non ha fatto una congregazione perché si occupasse degli handicappati, perché si occupasse dei poveri, perché si occupasse degli operai. No, 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 no. Lui diceva tutte le opere sono indifferenti. Ma il suo scopo era portare Cristo al popolo, alla gente, e portare il popolo alla Chiesa di Cristo. Questo è lo scopo della carità. Lo scopo, quando voi siete voi, io sono felicissimo di sapere che qui a Messina, già dai tempi quando io ero a Reggio Calabria, quindi sto parlando di tanti anni fa, c'era una grande vivacità qui. Andavo spesso al Corso San Mabiale San Martino, alla parrocchia nostra della Consolazione, dove c'era Don Caglione, Don Crocitti dopo, che hanno fatto tantissime cose sul piano culturale, il Cineforum, sul piano sociale, centri di accoglienza, insomma erano all'avanguardia. Messina è sempre stata una città fervida di iniziative, ma il rischio è che lavorando ci si sporca le mani, ed è bella cosa, ma se si finisce solo per lavorare, alla fine si finisce di dimenticare qual è lo scopo vero per il quale si sta operando, che non può mai essere aiutare una persona semplicemente, ma amare, adorare nell'altro Gesù Cristo, sapendo che le persecuzioni, che tra poco in Italia diventeranno sempre più palesi e diventeranno sempre più dure, purificano, cioè fanno la differenza tra chi è veramente in prospettiva evangelica e chi invece ricerca se stesso. Perché nel volontariato c'è un rischio sottilissimo di riaffermare se stesso, come quando per esempio il povero ti stufa e tu metti l'orario. Io non ho mai apprezzato nei servizi Caritas e nelle parrocchie i poveri si ricevono dalle ore alle ore. Io ho imparato da Don Orione, ma ho imparato dal Vangelo, che non aiuto i poveri quando io voglio, ma quando loro hanno bisogno. E che i poveri, proprio perché poveri, ti rompono le scatole, ti danno fastidio, ti mettono in crisi, ti creano dei problemi.
ma è lì che tu giochi la tua fedeltà, è là che tu giochi anche la verità della tua fede, perché là la fede è messa a dura prova e diventa amore. Quando la fede, San Giacomo ce lo insegna, non diventa amore, e lui parla di opere, non è più fede. Dunque le difficoltà, le persecuzioni ci sono indispensabili. Chi si pone al servizio dei poveri e il loro volto, e lì vuole riconoscere e servire il volto di Cristo, passa attraverso la strada della croce. Ma, e vorrei, questa è la mia ultima riflessione che vi lascio, perché quello che vi racconto è esperienza della mia vita. Io non sono abituato a raccontare quello che leggo sui libri, ma a raccontare quello che vivo. Ho sperimentato nella mia vita un altro fatto importante, e lo tocco con mano spesso, che oggi, anche questo mi colpì quando, ancora giovane prete, un certo Carlo Rahner, riprendendo tra l'altro una intuizione stupenda di Chesterton, in un libro del 1903, il quale diceva semplicemente, Rahner diceva una semplice cosa, il secolo futuro, anzi riprendeva anche una bellissima novella di Andonov, un autore russo, diceva il secolo del terzo millennio, o i cristiani saranno mistici oppure il cristianesimo scomparirà. Cioè la grande sfida in questo momento non è sociale, è spirituale, è evangelica. In questo momento, e torno a un passo indietro e dico che la Chiesa oggi diventa sempre meno presente, incisiva sul piano culturale e sul piano politico, lo capisco. Se io ripercorro i secoli dalla persecuzione, morivano i cristiani e aumentavano il seme dei martiri, sempre nuovo, seme di nuova comunità. Pochi martiri oggi, per questo poca incisione, poco sangue che entra dalle nostre parti, ma in giro per il mondo ci sono tanti martiri, ed è per questo che la Chiesa cresce, sta crescendo. Da noi rischia probabilmente di morire, perché non muore la Chiesa, fortunatamente, perché forse entrando insensibilmente a compromessi dimentica lo scopo principale, quello cioè di essere, che noi siamo innanzitutto adoratori di un Dio invisibile che si rende visibile nel volto della gente, e per cui quando io abbraccio una persona e lui adoro, abbraccio Gesù Cristo. Questo mi sembra essere il punto importante. Ho letto poco fa un bellissimo libro di un giovane teologo libanese, il quale porta avanti questa intuizione che mi pare molto bella, molto utile tra l'altro. Lui parla di un monachesimo interiore, che oggi ogni cristiano deve coltivare l'interiorità, l'urgenza dell'interiorità. E parla di questa riflessione, io aggiungo un'altra riflessione che potrebbe indicarsi come la stabilità del cuore, cioè mantenere sempre il cuore innamorato e in sintonia perfetta con Gesù Cristo, con Dio. Ecco perché io credo che le opere della Caritas hanno una loro incisività e producono veramente il loro effetto quando non si riducono ad un servizio sociale, sia pure ben fatto e utilizzando anche mezzi umani che, come dice il Concilio, ci devono essere, ma sia soprattutto un atto di carità, un atto di fede. E permettete, l'appendice conclusiva la prendo dalla predica, l'ultima predica che ieri proprio il predicatore degli esercizi ha fatto agli esercizi presente il Papa, e si è posto una domanda. La domanda è: come annunciare il Vangelo oggi? Domanda. E allora risponde
Sì, certamente oggi, prima grande esigenza, far sentire la presenza della parola, quindi attraverso la liturgia, attraverso la predicazione, la catechesi, la conoscenza della parola, che per me è indispensabile. Non si può amare un altro se tu non hai dentro di te la parola di Dio che ti illumina e che ti fa avvicinare. Ecco perché ai volontari io raccomanderei sempre, prima di andare a servire qualcuno, vacci avendo pregato, la preghiera. Però poi dice la risposta, l'altra è la carità. Oh. E come si percepisce la carità? Dice lui, basta arrivare al mistero della morte e risurrezione di Gesù. E perché? Perché dice lui, il Vangelo di Matteo dice che le ultime parole di Gesù sono queste, no? Ai suoi discepoli. Intanto tutto, la prima cosa che fa, li perdona. Li riprende prima, e non è che li prende per i capelli, dice tu disgraziato, mi hai rinnegato, vattene, tu che hai fatto, tu sei scappato, perché? Non li rimprovera, li chiama subito fratelli. Il perdono è la grande arma in mano al cristiano, perché è l'arma che spunta tutte le altre, più pericolose apparentemente. Ma poi Gesù assicura ai discepoli un'ultima cosa: io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dei tempi. Ecco la nostra forza, fratelli e sorelle. La nostra forza non è nelle nostre risorse. La forza è nella presenza di Dio, che in Gesù Cristo, con la potenza del suo Spirito, ci rende capaci di compiere le cose più straordinarie e meravigliose. Ad un'unica sola condizione, che non dimentichiamo che il protagonista è Lui e che noi siamo i suoi strumenti, fragili ma potenti. Potenti non da noi stessi, ma per la misericordia di Dio. E così credo che non sarà importante vedere ciò che apparentemente succede sul piano umano, perché ogni intervento fatto da un cuore innamorato di Dio e vuole riconoscere e servire nell'altro Gesù Cristo lascia una traccia spesso non percepibile, perché nei misteri di Dio il vero bene non si misura, resta un mistero nella volontà di Dio, ma sicuramente noi cambiamo il mondo se la già agiamo così e costruiamo un futuro migliore per tutti. E credo che riscoprendo il senso mistico del nostro ministero, del nostro lavoro, ci riusciremo anche ad incidere come i primi cristiani nella cultura del tempo e anche a creare una classe politica che non si dica più cristiano senza esserlo, ma faccia da cristiano senza proclamarlo.